Un saluto a tutti gli amici della pagina di A Spasso con lo Scrittore. Come avrete potuto vedere, ieri è stato postato sulla nostra pagina il concorso riservato alla festa del Carnevale. E così io ho deciso oggi di parlarvi appunto di quelle che sono le origini e le tradizioni del Carnevale a Napoli, che è la mia città d'origine. A Napoli il Carnevale ha una data precisa d'inizio che coincide con il 17 di gennaio, giorno della festa di Sant'Antonio Abate, dove per strada vengono realizzate delle grandi cataste di legna e di cose vecchie a cui poi dare fuoco. E questo a simboleggiare la fine di tutti quelli che sono i riti legati al Natale e all'arrivo del nuovo anno, iniziati l'8 dicembre, che è la festa dell'Immacolata, e a salutare appunto l'arrivo del nuovo anno. Per quanto riguarda i documenti, sappiamo che i primi festeggiamenti a Napoli di una festa che potesse essere comunque avvicinata al Carnevale si hanno nel XV secolo con la corte aragonese, che però organizza banchetti e ricevimenti ovviamente solamente per quelli che sono i nobili, le famiglie aristocratiche e quelli che erano i personaggi di spicco del clero. Il popolo veniva lasciato completamente fuori da questo tipo di festeggiamenti e sarà solamente nel 1600 che anche la plebe decide di festeggiare, seppur in maniera più intima, più semplice, questo tipo di festa, in realtà non utilizzando travestimenti particolari, ma semplicemente quelli che erano gli abiti da lavoro. Dobbiamo arrivare al XVIII secolo con i Borbone a Napoli per invece trovare un coinvolgimento vero del popolo nel festeggiamento del Carnevale. Infatti Carlo di Borbone sarà il primo a realizzare dei veri e propri carri allegorici, dove oltre ad esserci le figure mascherate, vi erano in più, questi carri erano addobbati con del cibo. Questo però cosa provocava? Provocava dei veri e propri assalti da parte della popolazione, che cercava di accaparrarsi quanto più cibo possibile per sfamare quelli che erano appunto i propri bisogni. Così Carlo decide di cambiare i festeggiamenti e di non realizzare più questi carri allegorici che sfilavano per la città, ma di realizzare delle strutture fisse nella piazza antistante il Palazzo Reale, vale a dire Piazza del Plebiscito, e vengono così realizzati i primi alberi della cuccagna, che a Napoli vengono anche chiamati pali di sapone, perché appunto la superficie di questo palo, di questa struttura verticale, veniva ricoperta col sapone per renderla ovviamente scivolosa e dunque per rendere più difficile la risalita, per arrivare ad acciuffare quelli che erano appunto i premi posti sulla sommità di questi alberi, che ovviamente erano sempre cose da mangiare, per cui c'erano salami, formaggi, salsicce. E questo perché bisogna ricordarsi che comunque l'ultimo giorno di Carnevale, il martedì grasso, comunque corrisponde con un giorno tradizionalmente di una grande abbuffata, perché poi comincia il digiuno quaresimale. E in realtà la parola carnevale deriva proprio dalle parole latine carnem levare, cioè togliere la carne. Ed è sempre durante il periodo di Carlo di Borbone che queste feste non erano solamente fatte di sfilate, di maschere, di banchetti, ma viene utilizzata molto la musica e soprattutto quelli che erano gli strumenti della musica popolare, gli stessi che a Napoli venivano invece nel mese di settembre utilizzati per la festa di Piedigrotta, altra festa molto, molto nota e molto sentita dal pubblico. E nasce dunque, anche sempre con Carlo di Borbone, una figura un po' strana, che è quella della vecchia del Carnevale. E in realtà è una doppia figura, dalla doppia simbologia, perché ha il viso e il collo di una vecchia e il corpo invece prosperoso e rigoglioso di una giovane donna. Ha però una gobba, sulla cui gobba c'è di solito un piccolo pulcinella, che è in realtà poi la maschera più famosa del Carnevale napoletano.
La vecchia del carnevale appunto simboleggia nella sua parte da anziana, per cui nel volto e in questo collo rugoso l'anno appena passato, le cose vecchie che ci siamo lasciate alle spalle e l'inverno, mentre nella parte appunto del corpo giovanile di questa giovane donna nel nuovo anno appena cominciato e alla primavera che da lì a pochi mesi prenderà il posto del freddo inverno. Abbiamo nominato prima Pulcinella appunto è la maschera più famosa del carnevale napoletano, viene realizzata nella seconda metà del Cinquecento da Silvio Fiorillo, che prende ispirazione da un contadino di Acerra che aveva il nome di Puccio Daniello e aveva appunto la caratteristica di avere questo volto dalla pelle molto scura, semplicemente perché facendo il contadino appunto era abbronzato dal sole, ma aveva questo naso molto prominente. E Pulcinella da sempre è una maschera di un personaggio irriverente, ironico, furbo e a cui non sta molto simpatica la nobiltà e le famiglie aristocratiche, perché spesso si prendono appunto gioco del popolo. Altra caratteristica di Pulcinella è quella di non saper mantenere un segreto. Infatti, quando una notizia riservata diviene di dominio pubblico, si suole dire è il segreto di Pulcinella. La maschera è molto semplice nell'abbigliamento perché composta da una casacca molto grande, abbondante, bianca, legata in vita da una cintura nera, e dei pantaloni bianchi altrettanto larghi, un cappellino bianco e poi appunto questa mezza maschera nera che copre il volto fino alla bocca, con questo naso molto pronunciato. Inoltre si dice che abbia sempre avuto questa voce stridula a ricordare la voce di un pulcino. Il pulcino in napoletano appunto si dice pulciniello e dunque da lì molto probabilmente l'origine del nome, anche se se ripensiamo a quello che è il nome del contadino a cui Silvio Fiorillo si è ispirato, che era appunto Puccio Daniello, anche quel nome insomma ricorda il nome di Pulcinella. Io per ora mi fermo qui, ma vi dico che ci vedremo presto con un altro appuntamento, questa volta più godereccio, perché appunto parleremo di quelle che sono le tradizioni gastronomiche legate al carnevale a Napoli, con un occhio particolare ai dolci.